Il giorno avanti il cardinal Federico Borromeo, arcivescovo di Milano, era arrivato e ci sarebbe stato tutto il giorno. E la nuova, sparsa la sera di quest'arrivo nei paesi d'intorno, aveva invogliato tutti ad andare a vedere quell'uomo. L'innominato andò prima di tutto a quella dove aveva lasciata Lucia. Posò fuori la carabina in un cantuccio vicino all'uscio e picchiò, facendo insieme sentire la sua voce. La vecchia scese il letto d'un salto, corse ad aprire. Il signore entrò e, data un'occhiata per la camera, vide Lucia rannicchiata nel suo cantuccio e quieta. «Dorme», domandò sottovoce alla vecchia. «Allà dorme! Erano questi i miei ordini, sciagurata!» «Oh no, io ho fatto di tutto», rispose quella, «ma non ha voluto mangiare, non è mai voluta venire!» «Lasciala dormire in pace, guarda di non la disturbare, e quando si sveglierà Marta verrà qui nella stanza vicina e tu manderai a prendere qualche cosa che costei possa chiederle. Quando si sveglierà dille che il padrone è partito per poco tempo, che tornerà e che farà tutto quello che lei vorrà». La vecchia rimase tutta stupefatta, pensando tra sé che sia qualche principessa costei. Quando fu nella strada pubblica, quello che faceva maravigliare i passeggeri era di vederlo senza seguito. Arrivato al paese trovò una gran folla, ma il suo nome passò subito di bocca in bocca e la folla si apriva. S'accostò a uno e gli domandò dove fosse il cardinale. «In casa del curato», rispose quello, inchinandosi, e gli indicò dov'era. Il signore andò là, entrò in un cortiletto dove c'erano molti preti, che tutti lo guardarono con un'attenzione maravigliata e sospettosa. Vide di rimpetto un uscio spalancato che metteva in un salottino dove molti altri preti erano congregati. Si levò la carabina e l'appoggiò in un canto del cortile. Poi entrò nel salottino e anche lì occhiate, bisbigli, un nome ripetuto e silenzio. Lui, voltandosi a uno di quelli, gli domandò dove fosse il cardinale e che voleva parlare.